Status del minore straniero non accompagnato è stato il tema dibattuto oggi nei locali della scuola Nicholas Green di Gela nell'ambito dell'anniversario dell'approvazione della Convenzione ONU dei diritti dei bambini. L'incontro è stato organizzato dal Kiwanis Club di Gela e dall'Istituto Comprensivo Don Milani. La realizzazione, o meglio la preparazione alla realizzazione di questa giornata dedicata ai minori stranieri non accompagnati ci è parsa abbastanza, diciamo, reale, attuale e quindi da portare avanti per sensibilizzare i bambini e anche i ragazzini della scuola media a questo fenomeno che attualmente sta diventando un fenomeno di larga portata e che interessa un po' l'intero mondo. Volevamo interrogarci su quali sono i diritti dei bambini una volta che arrivano sul nostro territorio e quali sono le istituzioni che se ne devono fare carico sostanzialmente. Quindi ci rendiamo conto che il problema è abbastanza complesso, volevamo un attimino conoscere e approfondire un po' l'argomento per affrontarlo nella maniera più adeguata possibile. La Guardia Costiera italiana, le cabine di porto sono impegnate ogni giorno costantemente salvando vite umane a migliaia. Naturalmente non facciamo nel momento del SAR, del Search and Rescue, una distinzione tra minori e adulti. Noi andiamo a mare, scendiamo verso le coste libiche o altro per 80-90 miglia anche. E poi quando troviamo questi migranti, queste persone che sono in seria difficoltà e quando, importantissimo, riusciamo a trovarli vivi, che è la cosa a cui teniamo di più, li imbarchiamo sui nostri mezzi e li portiamo a terra. Una volta che sono a terra e per noi il nostro compito termina, se ne occupano le altre forze di polizia per gli smistamenti e i riconoscimenti. L'avvocato Gaetano D'Arma, consigliere del Kiwanis, ha relazionato sull'istituto dell'affido, mentre Maria Vassallo, responsabile del centro Tu come me di Gela, sugli aspetti organizzativi di una casa famiglia e sulle esperienze vissute. L'istituto dell'affidamento è un istituto che cerca di garantire una famiglia è un momento di crescita sana all'interno di una famiglia e quindi potrebbe essere la risposta migliore per i minori stranieri non accompagnati. Gli aspetti organizzativi della mia casa famiglia è in primis fare inserire il minore nel comprensorio di Gela e di conseguenza in tutta l'Italia, la Sicilia in modo particolare. Poi per quanto riguarda l'organizzazione, certo, nella mia struttura abbiamo fatto diverse attività e con l'aiuto degli enti pubblici e delle associazioni private.